Come di consueto il nostro appuntamento con Dico la Mia. Questa volta per celebrare la festa della mamma, dire qualche parola in onore della maternità e dell'influenza sociale delle nostre madri. Detto questo possiamo dire tante parole sulle nostre madri. La mia per esempio è una madre un po' particolare, ha i suoi momenti di ira, ha i suoi momenti tra virgolette di pazzia, è un po' sclerotica ogni tanto per carità. Ha avuto un po' di rapporti, degli scontri verbali, non è facile come madre. Nonostante ciò però rappresenta per me una figura importante. Potrei riassumere tutto il concetto di ciò che io penso di lei in un solo aggettivo, magari più comune a tutti noi, è il mio supereroe. Per mia madre essenzialmente cosa posso fare io? Cerco di essere un bravo ragazzo. Non sono il classico tipo che cucina per la madre, nonostante sì, se in assenza sua posso cucinare. Sono molto mamone, dipendo personalmente da lei. Te Giuseppe invece tua madre come la vedi? Io e mia mamma abbiamo un rapporto particolare, ce l'abbiamo sempre avuto. Poi io crescendo ho avuto la fortuna di avere anche un'altra madre affidataria. Con lei crescendo sono sempre stata una persona che è introversa sotto alcune cose, quindi crescendo mi ha aiutato molto a sviluppare un carattere un po' più forte. Ma è una madre tranquilla oppure una madre un po' pazzerella, sclerotica, nervosa? Allora, mia madre è una persona che lavora moltissimo, credo che abbia mai lavorato meno di 10 ore al giorno, quindi ha un grande esempio, come cioè una grande lavoratrice, una che non si arrende, che non molla, e quindi per me è un grande esempio e cioè sono molto contento di averla come madre. Hai un rapporto civile con tua madre o ci sono nonostante delle discussioni, dei problemi? Beh, io non bevo, non fumo e cerco di fare una vita tranquilla e cerco di stare con gente normale, quindi di questo credo che sia contenta. E poi comunque non le manco di rispetto, non le dico le cose in faccia che non dovrei dirle, quindi cioè, sono sincero. Piero invece, your mother? Io ho una madre che capisce che è difficile vedere, trovare una mamma che si fida. Giallo invece tu, tua madre, un aspetto particolare? C'è qualcosa di, diciamo, negativo, tra virgolette, di lei? Lascio stare. Io quando devo fare da mangiare, con mia mamma, e ogni tanto preparo il mangiare, ma dice mia mamma, non mi piace perché dice che io faccio un po' la pasta a dente, ma dice non la voglio perché è troppo a dente. Allora... Quindi hai dei contrasti con tua madre in cucina? Ogni tanto si incazza, per niente, le cose inutili. Donne. Yuri invece, tua madre, rapporto con tua madre? Smorziamo un po' questi toni, perché tutte le madri buone non penso, negativamente, nel senso un pezzo di carattere ce l'avrà particolare. Ha sempre lavorato, per un po' di tempo mi ha lasciato da solo con mio padre in Ucraina, perché è venuta qui in Italia. Poi l'ho raggiunta qui e da qui abbiamo cominciato ad avere un rapporto insieme. Dai 13 anni in su abbiamo cominciato a conoscerci un po' bene. E il rapporto con tua madre com'è? All'inizio, quando ero più piccolo, dopo scuola non tornavo a casa, non l'aiutavo, avevamo qualche divergenza, litigavamo, mi sgridava spesso, non facevo i compiti, ero un figlio un po' cattivo. Poi sono cresciuto, ho cominciato a comprenderla, abbiamo cominciato ad avere un rapporto un po' più madre-figlio. Mi ha insegnato molte cose, è stato un grande esempio per me, la rispetto, le aiuto come posso. Mi ha insegnato a cucinare, a pulire la casa, dunque se vado ad abitare da solo riuscirò ad andare avanti grazie a lei. Seba, tua madre invece come la vivi? Dimmi un po'. La vivo bene adesso perché fino a qualche anno fa non avevamo un rapporto e invece negli ultimi anni è cresciuto, siamo diventati come amici adesso e ci sto molto bene. Ma le mamme a volte sono un po' ingombranti o no? Volevo fare la mia vita, non come quello che facevo giù in questo lavoro, cioè vivere a modo mio, fare le mie cose da solo. Quindi mamme buone, ingombranti, un po' pazze o sclerotiche. Ricordiamo che la madre è la prima donna che conosci nella vita. Ma un'unica parola, onore a tutte loro e un buon augurio, buona festa della mamma.